Lorenzo Fantoni, buongiorno. Buongiorno. E benvenuto qui nel posto delle parole per farci giocare, in sostanza, per farci giocare più o meno per 10 minuti, per raccontarci il suo libro che si sviluppa per circa 300 pagine, libro pubblicato da FQ, Vivere mille vite, storia familiare dei videogiochi. Beh, devo dire che l'immagine di copertina mi riporta indietro ai giochi, ai primi giochi che si facevano a computer. Molto bella e anche molto sintetica questa immagine, Lorenzo Fantoni. Beh sì, è un'immagine precisa che comunque riporta a Space War, che è il primo, se vogliamo, videogioco propriamente detto in tutte le sue parti, che nasce nelle università per poi diffondersi un po' appunto in tutto gli atenei americani, con addirittura fu il primo gioco ad avere un vero e proprio torneo, con in palio un abbonamento a Rolling Stones, la Niente rivista. meno, niente meno. Lorenzo Fantoni, nel risvolto di copertina, leggo che è giornalista, scrittore freelance, da anni scrive di cultura pop tech, collaborando con testate come La Stampa, Wired, Vice, Multiplayer.it, Corriere della Sera, Esquire, PlayStation Magazine. Si è occupato di videogiochi anche in programmi radiofonici. Tra l'altro l'ho scoperto io tempo fa, Lorenzo Fantoni, con Radio, com'è, Player One. Radio Raim? O Radio Raim? Radio Radio Player One, credo, no? Insieme con. Player One su Radio Raim, esatto, Ecco, sì, esattamente, facevo. ascoltavo sulla piattaforma Spreaker questi Sì. contributi e sono veramente molto interessanti. Continuano ancora, Lorenzo Fantoni? Quel progetto lo abbiamo concluso, perché comunque diciamo eravamo arrivati alla fine del percorso che ci eravamo prefissati, però potrei, è vero, è da quando quando è uscito il libro che sto pensando di fare una sorta di podcast dedicato un po' alle storie dei videogiochi, un po' più particolari, un po' più interessanti, anche meno sul lato tecnologico, più sul lato umano, che è quello che alla fine mi interessa di più. Ed è anche quello il percorso che è di vivere mille vite. Possiamo vivere mille vite leggendo, no? Ma possiamo vivere Ma se il altre. riferimento è palese. Certo, molto all'Umberto Eco. Però possiamo vivere mille vite nello stesso tempo giocando, perché il gioco non è una assurda perdita di tempo come si potrebbe pensare. Ma il gioco qui. Ed è molto bello trovare la definizione storia familiare, perché questo connota veramente quanto i videogiochi facciano parte già da molti anni della nostra vita familiare, Lorenzo Fantoni. Di sicuro facevano parte della mia. Mio padre era comunque decisamente un nerd, una persona forse atipica per la sua età. Aveva conosciuto i videogiochi anche lui all'università. La prima console, l'Atari 2006, anzi neanche la seconda, è entrata in casa prima di me, prima che nascessi io, Ma e da quando anche sua madre, lei anche mia scrive che madre, ci crede sempre di più. sì. Comunque, in casa mia sì, diciamo, la tecnologia è sempre stata una cosa favorita e diciamo, portata avanti come un meccanismo di emancipazione, di cultura, anche di dialogo. Comunque alla fine nelle fasi adolescenziali, magari non puoi avere più ribellioni, c'era sempre un contatto con mio padre attraverso il videogioco. Quindi per me, io non potevo fare una storia di videogiochi omnicomprensiva, sarebbe stato impossibile, quindi ho scelto di parlare di videogiochi, sì, ma anche di videogiochi in rapporto appunto con la famiglia, con le memorie personali e anche con, se vogliamo, con quando si invecchia piano piano e non si è più al centro del discorso videoludico, come giustamente Certo, sta però accadendo alla mia generazione. Marina Pierri nell'introduzione scrive una cosa molto bella a proposito dei videogiochi, perché poi, allora, per quanto mi riguarda, Lorenzo Fantoni, questo libro mi ha un po' tolto anche un po' di pregiudizi nei confronti dei giochi, perché poi ci sono delle fidelizzazioni, io seguo questa linea, tu segui un'altra, quindi c'è una fede religiosa rispetto a un gioco, rispetto a un altro, oppure il fondamentalismo, no, tutti i giochi vanno aboliti. Ecco, non si tratta di questo, perché per esempio, come dicevo, Marina Pierri ci dice che il rapporto che si instaura con videogiochi, nella mia esperienza, è uno dei più forti che esistano. Potrei scandire la mia vita costruendo una mappa temporale dei videogiochi cui ho giocato
giocato in un dato periodo o in un altro. Ecco, nulla da demonizzare. E questo è proprio vero, perché il gioco, anche il gioco si rende contemporaneo, e quindi con buona pace di chi vorrebbe che si giocasse solo alle biglie, no, si può giocare, si deve giocare ai videogiochi comunque. Capisco che i videogiochi siano in effetti una cosa che fa un po' paura, perché comunque per giocarci bisogna conoscerli un po', bisogna conoscere alcune tecnologie, in alcuni casi bisogna anche avere una banale coordinazione per giocarci, non è facile giocare. Altri videogiochi sono molto narrativi e tutto sommato non richiedono alcun tipo di abilità tecnica per essere giocati, si possono giocare anche su un telefono semplicemente. Infatti quello che mi stupisce, che vorrei che piano piano fosse un po' abolito, se no comunque si superasse il concetto del non mi piacciono i videogiochi, che è un po' omnicomprensivo, cioè ormai i videogiochi sono esperienze di tipo molto diverso anche all'interno della stessa parola, e sarebbe un po' come dire non mi piacciono i libri quando magari semplicemente non ti piacciono i libri di thriller, cioè è un po' assurdo. Per questo mi piacerebbe che le persone conoscessero maggiormente i videogiochi, perché ci sono tante cose che ci possono dare e le esperienze videoludiche possono essere molto intense, perché comunque con un videogioco passa molto tempo e con i personaggi dei videogiochi ne passiamo ancora di più, e quindi secondo me c'è una ricchezza inesplorata in tanti videogiochi, non in tutti ovviamente. Però certo, la possibilità espressiva dei videogiochi, Lorenzo Fantoni, è straordinaria. Basta semplicemente entrare, guardare chi gioca, guardare, che ne so, i figli quando giocano, interessarsi a questo, curiosare e cercare di capire che non sono semplicemente dei suoni che ti rendono rimbambito, però sono delle soluzioni che aprono, come dicevo prima, delle possibilità espressive veramente interessanti. Certo, senza per carità abbassare la guardia, è chiaro che in molti casi il videogioco può essere anche una fonte di storture, ma è evidente come tutte le cose, spesso però non è la causa, ma è più il sintomo. Se una persona si chiude dentro un videogioco, spesso il problema sta come con una persona che si chiude nel cibo, nessuno può pensare che il cibo in generale faccia male, è chiaro che l'abuso del cibo ovviamente sì. Però usciamo di casa, Lorenzo Fantoni, andiamo per esempio, non so se usa ancora adesso andare nella sala giochi, no? Dove si... A me purtroppo no. Vero? Le giochi sono una delle poche cose che non possiamo recuperare facilmente, soprattutto qua in Italia. All'estero ogni tanto se ne trovano, soprattutto negli Stati Uniti, un po' come esercizio stilistico e nostalgico, si trovano delle sale giochi. Da noi è molto molto difficile, ci sono alcuni musei di tecnologia, insomma di videogiochi, che collezionano cabinati, quello sì, ma le sale giochi vecchie ormai non ci sono più. E allora noi andiamo alla latteria a metà di via Kiev, andiamo nel retrobottega. Sei qui vicino, tra l'altro. Ecco, e che cosa succede? Visto che è così vicino e che Lorenzo Fantoni la conosce bene e la racconta altrettanto bene, la ricordiamo ai nostri ascoltatori? Ma guarda, è interessante questa cosa, perché io in questo periodo mi sono ritrovato a Firenze, proprio nel quartiere, nella zona dove sono nato, e in effetti passeggiando qui per il quartiere per me è normalissimo ricordare esattamente dove si trovavano i cabinati di una volta, perché una volta il videogioco era qualcosa che occupava uno spazio fisico all'esterno ed era un momento bellissimo, perché tu entravi in un bar, appunto una latteria, una casa del popolo, il retro del circoletto di una chiesa, ovunque veramente, e trovavi questi cabinati, questi grossi scatoloni che facevano rumore, pieni di colori, ed erano affascinanti, erano comunque secondo me un momento, e per quanto i videogiochi fossero ancora più nicchie di oggi, erano momenti in cui i videogiochi occupavano uno spazio fisico e non potevi ignorarli, e per certi versi diventavano veramente, venivano così sdoganati. E comunque alla fine i videogiochi sono sempre stati visti come qualcosa per bambini, ma alla fine ci giocavano tutti. Ci giocavano tutti, perché questo è un gioco anche molto democratico. E perché, Lorenzo Fantoni, io leggendo questo libro mi sono reso conto di una cosa che forse è banale, perché li abbiamo demonizzati così tanto, no? A cominciare da me, perché è facile andare in un pregiudizio e poi non conoscerli direttamente, fino a quando per esempio non incontri Doom e te ne innamori e continui a giocare da mattina a sera. Ma io credo che sia in parte un meccanismo purtroppo normale dell'essere umano con le novità in alcuni casi.
abbiamo demonizzato la musica rock, abbiamo demonizzato, se andiamo indietro nel tempo venivano demonizzati i romanzi di appendice dei quotidiani perché distraevano dalle vere notizie, e parliamo di romanzi di appendice magari nel Conte di Montecristo, per dire, quindi voglio dire, è stata demonizzata la radio, è stata demonizzata la televisione perché distraeva. Tutto ciò che è nuovo ci fa tendenzialmente paura. Poi i videogiochi ovviamente ci hanno messo del loro, si sono curati in una sorta di lunga adolescenza fatta appunto di videogiochi magari non propriamente edificanti, di situazioni appunto adolescenziali, di videogiochi violenti che chiaramente potevano non piacere. Poi insomma, secondo me è un meccanismo abbastanza classico. Credo che, spero che le nuove generazioni, piano piano, che sarà un avvicendamento demografico, vedano i videogiochi in maniera differente, anche perché comunque sono qualcosa di diverso rispetto a quello che molte persone pensano. Ah, certo, e come è cambiato il mondo dal tempo di Amiga fino ad oggi, no? Ho citato prima Doom. Doom, tra l'altro, è un gioco che forse è stato uno dei primi a sfruttare internet, o sbaglio? Beh sì, diciamo che Doom arriva proprio nel momento in cui internet sta cominciando a muovere i suoi primi passi, diciamo, veri e propri, sta cominciando a diventare un fenomeno mondiale. È chiaro che ancora siamo, da noi in Italia, a livelli embrionali, però già negli Stati Uniti... Lei si appassionava a Doom, Lorenzo Fantoni? Beh sì, certo, ovviamente io Doom l'ho giocato da ragazzo e fu un'esperienza abbastanza folle, perché... Bella, sui marziani questa cosa... Era veramente qualcosa, perché comunque era un gioco che per la prima volta nella mia esperienza mi calava dal punto di vista del personaggio, non l'esterno. Poi aveva questa musica heavy metal abbastanza ossessiva, una grafica molto bella, ovviamente da ragazzo poi c'era tutto il richiamo anche della parte più violenta, perché comunque è inevitabile cadere comunque preso del fascino di quel tipo di violenza, e per quanto fosse pixelata era comunque emozionante. Quindi sì, poi era veramente un gioco generazionale, perché arrivava in un momento di... era un'esperienza di una generazione che amava il metal, che amava la musica rock, che amava i film horror, i giochi di ruolo, e parlava tantissimo alle cose che io apprezzavo in quegli anni e cominciavo ad apprezzare, quindi era forse più dirompente, era lo stesso effetto che magari faceva negli anni 70 ai ragazzi che ascoltavano i primi dischi di Jimi Hendrix, o che magari ascoltavano appunto, vedevano un concerto di Woodstock. Però i giochi richiedono capacità, richiedono attenzione, spesse volte velocità, e qui io sulla velocità, ahimè, non mi trovavo molto. Proprio per questo forse mi sono innamorato di un gioco che si chiamava, non so se esiste ancora, Firewatch, per esempio. Come no, no, Firewatch è un gioco abbastanza recente ed è un titolo che ho amato tantissimo, comunque è di 2 o 3 anni fa, quindi comunque si gioca ancora tranquillamente, ed è un gioco che appartiene a un genere di giochi che vengono definiti walking simulator, che sono un po' appunto queste camminate all'interno di un più tranquillo virtuale rispetto all'azione, esatto, di molti altri. Per certi versi allo stesso sistema di Doom, perché comunque è un gioco da una visuale soggettiva, ma è completamente differente, quindi proprio per dimostrare come lo stesso sistema possa essere utilizzato in un gioco ultraviolento e velocissimo, oppure per simulare un uomo in crisi che improvvisamente molla tutto e decide di andare a fare il guardiaboschi e si ritroverà a discutere di se stesso, della propria mascolinità, dei propri lutti, dei propri errori. Ed è un gioco che ho trovato veramente molto molto bello, che ogni volta che ci rigioco, che comunque abbastanza breve, non è un'esperienza lunghissima, si può vivere in un pomeriggio, mi lascia sempre qualcosa, e quindi io lo consiglio molto come gioco, onestamente, anche a chi non ama i videogiochi. Anche perché, dicevo, è un gioco tranquillo, nel senso che è un gioco che permette anche di avvicinarsi a quel mondo e poi passare ad altro. Assolutamente vedo, sì. Vedo qui una sottolineatura all'interno di Vivere mille vite tra le molte altre. Possiamo solo divertirci, passare la torcia alle generazioni successive ed essere felici se anche loro si divertiranno come abbiamo fatto noi. E questo è il bello del gioco, passarlo alle altre generazioni. Sì, assolutamente, io credo che sia un grandissimo linguaggio intergenerazionale, credo che sarebbe molto bello
vedere più spesso padri e madri che giocano con figli e con le loro figlie, perché ripeto, è una emozione secondo me importante vedere per un figlio, vedere un genitore che gioca e che in qualche maniera entra nel tuo mondo, è molto potente come cosa, è una sensazione di validazione che quello che fa comunque non è stupido, non è perdere tempo. Ed è anche veramente un modo proprio per attivare un ponte generazionale, secondo me, per creare un dialogo che magari in altre fasi si è perduto. Ed è importante, secondo me, che la mia generazione e le generazioni precedenti vivano anche con entusiasmo l'arrivo di nuovi giocatori, senza trattarli subito male, senza avere pose da, appunto, da persone che ne sanno di più, che non fanno altro che avvelenare tantissimo ogni settore, perché purtroppo è una cosa che stiamo vivendo molto in tanti campi adesso della cultura popolare, il cosiddetto gatekeeping, cioè le persone che c'erano prima e che si definiscono, insomma, i guardiani di chi può accedere a quella cosa bella oppure no, secondo i loro dettami o quello che loro pensano sia giusto, che insomma è un fenomeno molto sbagliato della cultura pop e del mondo nerd in generale. To the Moon, per esempio, un altro gioco che mi viene in mente, oppure Nights in the Wood, sono tantissimi veramente, Monument Valley, potremmo star qui a parlare per ore su questi giochi, perché è veramente, ci si può e ci si deve innamorare di questi videogiochi. Qual è l'ultimo innamoramento, Lorenzo Fantoni, per un videogioco? L'ultimo innamoramento ora è un titolo molto particolare che mescola il blues, il jazz o comunque la musica con il noir e con l'idea del Big Bang, della genesi dell'universo. Si chiama appunto Genesis Noir, è un titolo anche questo molto, molto musicale, molto visivo anche, però c'è una sorta di sinestesia tra musica e immagini, molto bello, molto particolare, e che sto giocando in questo periodo alternata a un altro gioco che invece ha influenze un pochino più retro, più pixelate, che si chiama Narita Boy, che ricorda un po' i vecchi giochi di una volta, quindi ho mescolato un po' il nuovo e un po' la nostalgia in questo periodo. Mai giocato a Pokémon? Allora, i Pokémon, onestamente, io quando arrivarono i Pokémon ero già nella fase un po' più grandicello, in cui li giudicavo una cosa da ragazzini, per i grandi errori che si fanno per sentirsi grandi. Quindi li ho sempre guardati un po' di lato, ne riconosco l'incredibile valore, sia come gioco che come proprio come universo narrativo e tutto, però non sono mai stati la mia grande passione, forse perché arrivavano proprio in quel punto un po' in cui ti vuoi sentire più grande e guardi qualcos'altro. In questa conversazione dobbiamo ancora citare, non l'abbiamo ancora citata, per esempio la PlayStation, no? Tanto queste piattaforme straordinarie che rivoluzionavano veramente il modo di giocare, da una parte la strategia Nintendo, dall'altra la strategia Sony, che tanto hanno lavorato su come creare una nuova possibilità di gioco dal video. Beh sì, è interessante proprio perché alla fine PlayStation nasce dal fallimento di una trattativa tra Sony e Nintendo, e quindi sì, ciò che fece la PlayStation in quegli anni fu rivoluzionare completamente il settore anche a livello della comunicazione, non soltanto a livello tecnico, proponendo un 3D interessante, veloce, con un sacco di giochi, ma proprio anche parlando ai videogiocatori, in qualche modo trattandoli con ironia ma anche con rispetto, e per certi versi cercando di mettere nell'ombra Nintendo, vedendola soltanto come la console dei bambini, mentre quella era la console delle persone più grandi. In questo modo riuscì appunto ad affascinare intere generazioni, appunto, di adolescenti che volevano giocare i giochi più adulti. Nintendo intanto andava avanti, nel senso, mi sembra che adesso goda di ottima salute, anzi direi che forse l'azienda del settore più in salute di tutte. A voglia, altro che vivere mille vite, storia familiare dei videogiochi, pubblicato da FQ Casa Editrice di Firenze. Lorenzo Fantoni, prima di salutarci, invece, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? In questi giorni, a dire il vero, sto leggendo un libro proprio di critica videoludica,
per comunque sempre tenermi un po' aggiornato. A dire il vero, lo sto alternando con quando avevo smesso di seguire il mondo di Lavatut, una Delphi che sto leggendo adesso in questo periodo, che è molto bello, che parla appunto di quando della tecnologia e delle sue torture, ma anche appunto dell'arrivo dell'epoca moderna e dei suoi orrori e delle sue bellezze. E intanto grazie davvero Lorenzo Fantoni per essere stato con noi qui nel posto delle parole, per dare vita alle parole dei giochi, e quindi ogni tanto posiamo un libro, ogni tanto smettiamo di fare qualcos'altro e dedichiamoci al videogioco, che comunque è sempre un tempo molto ben trascorso. Buona giornata. È interessante. Buongiorno, interessante di sicuro. Grazie davvero, saluti.